Come si deve comportare il conducente di un veicolo quando ad un certo punto si trova davanti solo segnali di divieto d'accesso? Può sembrare assurdo, ma nel centro storico di Fano è una realtà. Questo è quello che si trovano davanti gli automobilisti che da Viale 12 Settembre svoltano per imboccare Via Nolfi verso Via Mura San Gallo, una situazione di ambiguità e soprattutto di pericolo che esiste da tempo e che ci è stata segnalata con questa immagine da un nostro telespettatore. Ecco, guardate, qua c'è il primo divieto. Via Nolfi, un altro divieto. Mentre da questa parte via Mura San Gallo è una zona a traffico limitato. Questa mattina abbiamo deciso di sostare nell'area per circa mezz'ora e abbiamo notato che molti conducenti decidono di procedere comunque per via Mura San Gallo anche senza permesso ZTL. Altri invece frenano bruscamente compiendo manovre azzardate e pericolose per tornare indietro. Ora dove si sposterà? No, io faccio manovra e torno indietro. Ho consegnato qui alla Caritas. Quindi per consegnare devo per forza posteggiarmi in un posto. È costretto a ritornare da dove è venuto. Esatto, sì. Ecco, guardate, il signore sta facendo marcia indietro, ma è una manovra anche pericolosa, perché poi passano altre macchine e si rischiano incidenti. Come ci ha raccontato il titolare di un negozio situato a pochi metri di distanza, sono tante anche le lamentele da parte dei clienti, ma come assicura l'assessore alla mobilità urbana Stefano Marchegiani, gli uffici stanno lavorando per risolvere il problema. Sì, entro la prossima settimana sarà disciplinata meglio quell'immissione per il centro storico, per non dare ambiguità a chi entra non comprendendo bene la segnaletica su ZTL, quindi ho parlato con l'ufficio, la cosa era già stata pensata da tempo nella programmazione del lavoro, entro la prossima settimana sarà fatto.